Bene, amici di telefono.net, siamo a Monza, ospiti di LG e di Red Bull. LG presenta oggi un'ampia gamma di telefoni nuovi per l'inverno 2010-2011 e vediamo adesso l'LG Optimus GT, un telefono Android, ma lascio la parola a Raffaele che ci illustrerà meglio questo telefono. Innanzitutto, ciao a tutti amici di telefonino.net. Vediamo Optimus GT, un nuovo telefono powered by Android. Android che ci dà la possibilità di avere un mondo infinito di applicazioni con cui customizzare il nostro telefono. Che cosa abbiamo fatto noi di LG? Non ci siamo accontentati di darvi un telefono che abbia delle caratteristiche tecniche di assoluta eccellenza. Parliamo di HSDPA 7.2, Wi-Fi, GPS naturalmente, quindi navigazione gratuita con Google Maps Navigator, ma abbiamo anche customizzato la nostra interfaccia. Cosa vuol dire? Sul market ci sono attualmente 120.000 applicazioni, sono veramente veramente tante. Ne abbiamo precaricate 17 che sono secondo noi le più importanti e per rendere l'esperienza d'uso ancora più semplice e ancora più immediata abbiamo reso le 7 schermate di Android personalizzate a seconda del tema. Per esempio, la prima schermata è quella di comunicazione, quindi dove troviamo tutte le applicazioni che ci servono per usare il nostro telefono, quindi la rubrica, piuttosto che i messaggi, l'email oppure Google Talk per chattare con gli amici. Sfogliamo le schermate col dito, arriviamo per esempio alla schermata di news. Abbiamo precaricato l'applicazione Virgilio per le novità che vengono dal mondo, che ne so, della politica oppure dello spettacolo. Abbiamo precaricato giornali che racchiude tutti i maggiori quotidiani italiani e non in una pratica schermata. Abbiamo precaricato poi ovviamente il widget del meteo, ma anche per esempio Coming Soon Mobile oppure le pagine gialle. Abbiamo poi un'altra schermata, per esempio, che è quella della gestione di Android. Sappiamo benissimo, siamo consci che per qualcuno il fatto di avere un telefono sempre collegato a internet potrebbe essere un problema. Abbiamo precaricato proprio per questo un'applicazione che si chiama APN Droid. Con un semplice clic abbiamo la possibilità di disattivare la connettività 3G. Quindi l'obiettivo qual è stato? Quello di rendere molto più semplice l'accesso alle applicazioni, di rendere l'esperienza Android veramente immediata e di far diventare quindi Optimus GT l'ideale porta d'ingresso per il mondo smartphone. Bene, vedo che lo hai qui con te, ci puoi far vedere due funzioni dal vivo? Assolutamente sì. Dunque, parlavamo prima di schermate personalizzate, quindi in questo caso, premendo il tasto home, troviamo la schermata di comunicazione. Quella più interessante è quella relativa sicuramente alla parte di news, quindi abbiamo Virgilio, abbiamo Coming Soon Mobile, abbiamo poi le pagine gialle oppure giornali. Se vogliamo aprire una di queste applicazioni, per esempio Virgilio, arriviamo alla pagina, in questo caso del meteo, abbiamo la possibilità di accedere alle news sportive oppure anche per esempio all'astrologia. Adesso attendiamo che il telefono carichi la pagina, per esempio la pagina di news racchiude tutte le news del giorno. Se vogliamo un'altra applicazione, una che delle mie preferite, per esempio, è giornali, vedete che troviamo tutte le applicazioni, tutte le pagine principali dei giornali, la Repubblica, il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport, giusto per avere sempre sotto mano i titoli principali del giorno. E non è finita, sappiamo che gli italiani amano il calcio, quindi abbiamo Soccer Live Score, che non è soltanto un'applicazione che dà i risultati delle partite italiane, ma che tiene aggiornati sui risultati di tutte le partite di calcio di tutto il mondo. Abbiamo parlato invece della schermata di utilità, quindi questa è l'applicazione APN Droid che vi avevo annunciato. Vedete che adesso è verde, quindi la connessione è attiva, qui in alto c'è l'iconcina 3G. Se invece la disattivo, l'iconcina diventa rossa, so immediatamente, infatti scompare la connessione in alto, so che il mio telefono non trasmette alcun dato, quindi la mia bolletta, diciamo, al sicuro, anche se è ovvio, noi di LG consigliamo a qualunque utente che sia interessato a uno smartphone di acquistare una carta servizi, così per 3 euro alla settimana o 2 euro a settimana, a seconda dell'operatore, è in grado di scaricare fino a 500 o 250 megabyte di dati senza aver problemi nella bolletta. Ok, 199 euro giusto, disponibile da subito, lo Già disponibile in troveremo. due colori, sì. Perfetto, domanda un po' cattiva, ma riporto la Dimmi. voce della rete, come dice un nostro collega. Display capacitivo, resistivo, scusa. Sì.
C'è tanta differenza di prezzo tra un resistivo e un capacitivo, perché gli utenti iniziano un po', tra virgolette, a odiare i resistivi, anche se questo l'ho provato, è molto, molto reattivo, a dire la verità. Però c'è un po' questa, questo spartiacque. Così, tu sei product manager di una grossa azienda di telefoni. Ti faccio questa domanda, che differenza c'è proprio di prezzo a questo punto, economica, o se ci sono altre difficoltà nell'implementare il capacitivo rispetto al resistivo? La differenza di prezzo sicuramente c'è, adesso non vi posso dire, per ragioni che poi ben comprendere, quanto possa quantificare questa differenza. Sicuramente c'è una differenza di prezzo, c'è una differenza di tecnologia che viene implementata. La cosa importante però non è tanto, non fermiamoci, e qui alla tua domanda cattiva devo rispondere in maniera altrettanto cattiva, non fermiamoci davanti a un termine. Andiamo effettivamente a sperimentare quanto il display è reattivo ed è veloce. Il capacitivo, è vero, ti dà la possibilità di avere un'esperienza un po' migliore. Perché? Perché invece che premere sul display basta sfiorarlo. Il resistivo invece, per la sua caratteristica, deve essere premuto per funzionare. Col nostro Optimus GT cosa siamo riusciti a fare? Siamo riusciti a rendere, e l'hai visto anche tu dalla demo, e spero che anche tutti i lettori vadano in un negozio per sperimentarlo in prima persona. Cosa siamo riusciti a fare? A rendere un'interfaccia veramente molto veloce e reattiva che, credetemi, poco ha da invidiare a un display capacitivo. Sei stato chiarissimo, ti ringrazio. Grazie a voi.